tutte, benvenute in questo nuovo video. Vedete un po' di caos perché è un video haul, acquisti che ho fatto online su Ikea. Abitiamo noi, è molto distante, è a 2 ore e mezza di macchina, quindi a volte non conviene andare fino lì. E quindi ho scoperto da qualche tempo, da qualche periodo, che si può tranquillamente ordinare online. Quindi ho fatto un ordine e ho pensato appunto di farvi questo video haul. Allora, ultimamente diciamo che mi sto dedicando parecchio a risistemare, a organizzare tutto l'interno dei mobili. Soprattutto voglio dedicarmi a dare un'organizzazione più sistemata appunto al ripostiglio, perché è veramente in condizioni pessime, in condizioni indecenti, non ce la faccio più a vederlo così disorganizzato. E quindi ho pensato di cercare di dare un'organizzazione attraverso delle cose che ho visto appunto su IKEA. Per quanto riguarda la spedizione, ragazze, in tantissime su Instagram mi avete chiesto appunto i costi della spedizione, perché vi ho fatto qualche stories su Instagram dedicata appunto agli ordini che ho fatto su IKEA. Mi trovate cercando ourlife-blog. E comunque, per quanto riguarda le spedizioni, vi stavo dicendo che i costi sono variabili, perché variano in base al peso del vostro ordine. Io in questo caso qui, quindi con tutte queste cose che vi farò vedere all'interno di questo video haul, ho pagato 9,90 euro di spedizione, quindi molto conveniente rispetto direttamente ad andare. Devo dire che i tempi di spedizione secondo me sono un pochino lunghetti, perché io ho ordinato circa 2 settimane fa e mi è arrivata appunto giusto oggi, quindi circa 2 settimane. Vi arriva l'ordine con il corriere GLS, quindi niente, questi appunto sono... Queste sono delle informazioni appunto sulla spedizione. Cominciamo subito perché sono tante cose. I prezzi, se riesco, li scrivo qui sotto, appunto perché altrimenti perdo troppo tempo nel cercare anche i prezzi. Poi quando vi monto il video, in ogni singolo prodotto vi metto appunto il prezzo. Allora, ho acquistato questo set di protezione per le prese. Questi sono importantissimi con i bambini in casa, perché appunto sono dei tappi da andare a mettere nelle vostre prese. Loro, i bambini, cercano sempre di mettere i ditini, quindi soprattutto ad esempio Sofia è sempre lì, quindi ho acquistato questi, li ho già provati ed entrano perfettamente nelle prese normali. Io ho preso 2 vasetti di vetro, questo qui e questo qui. Poi, ragazzi, ho preso delle scatole, adesso le apriamo insieme. Allora, ho preso queste scatole qui che mi servono per il ripostiglio. Dovrebbe essere comunque abbastanza semplice da montare, sono abbastanza anche resistenti, almeno mi sembrano abbastanza resistenti. E appunto una è questa, devo poi capire come si chiude, comunque momentaneamente ve la faccio vedere così. Questa qui, rosa con i bua bianchi, e poi un'altra è questa qui, che è più grande, la fantasia è diversa, qui ci sono tutti questi triangolini, rosa, senape, neri. Diciamo che queste qui sono delle scatole, come vi stavo dicendo, che mi serviranno per il ripostiglio, perché voglio metterci tutte le garanzie, tutti i fogli, diciamo, importanti che devo conservare. E ho pensato appunto di metterli qui dentro. Dovrebbe essere, vediamo se riesco, così. Ok. È abbastanza capiente, ragazza, abbastanza grande. Quindi quest'altra scatolona qui. Adesso quella la vado a chiudere bene. Poi questo qui, che è un porta riviste invece,
sempre della stessa fantasia, quella lì rosa con i pois bianchi. Ci sono riuscita. Allora, queste due porta riviste sono carinissime, ragazze. Tra l'altro davvero costano pochissimo e sono comunque di buona qualità a toccarli, al tatto mi sembrano abbastanza resistenti. Poi ho acquistato tre barattoli di questi qui da mettere dentro i pensili della cucina. Mi serviranno per la pasta, per gli spaghetti, per insomma un po' di cosine così del cibo secco, però ne prenderò altri magari più piccolini perché ci sono di varie misure, quindi sono proprio di plastica dura, quindi si vede che sono abbastanza buoni e dovrebbero mantenere anche i cibi in condizioni buone. Questo qui, che è un supporto per contenitore, in teoria questi dovrebbero andare agganciati al pensile e dovrebbero sostenere questi qui. Adesso vado a provare. Ho acquistato dei divisori, ho messo anche uno così sopra il top della cucina ed è graziosissimo, anche perché è decorato proprio con questi forellini qui che sono molto particolari. Di questi ne ho acquistato altri tempo fa, anche ordine che avevo fatto ne avevo acquistato uno e ne ho acquistati altri due, uno che è questo qui, che è quello più grande. E poi questo qui, che è più piccolino, in questa maniera qui. Si possono anche mettere e agganciare uno sopra l'altro, però io momentaneamente l'ho messi divisi. Poi ho acquistato due contenitori di questi per organizzare dentro delle cose. Questi qui erano in offerta a pochissimi euro, se non sbaglio 1,20 € a contenitore, quindi pochissimi, però non c'è il coperchio, quindi solamente i contenitori. Poi ho acquistato questo porta bottiglie, dovrebbero andarci 9 bottiglie e non so se metterlo appunto nel ripostiglio se ho dello spazio oppure sotto il lavello della cucina. Questo cestino per il pensile ne ho acquistati due, ragazze, e uno l'ho già provato ed è divino, soprattutto per mantenere ben ordinate tutte le cose, per acquisire più spazio possibile dentro il pensile. E vi dico, vi faccio vedere com'è. Così, praticamente questo qui viene agganciato, inserito nel pensile, nel ripiano che divide il pensile in due, ed è molto molto comodo. Potete mettere anche della frutta oppure li potete anche agganciare uno sopra l'altro. Comunque, poi vi faccio vedere. Poi ho acquistato questo divisore qui per i cassettoni. C'erano varie misure, mi sa che io ho sbagliato perché è un pochino piccolino per il mio cassettone. Adesso vediamo come riesco a utilizzarlo, casomai non so se quando andrò all'IKEA forse ho 3 mesi di tempo per poter fare un cambio, vediamo. Poi questo divisore per cassetti, questo qui. E poi, ragazze, mi sono dedicata all'acquisto di tanti contenitori di plastica con i rispettivi coperchi. Sono venduti separatamente coperchi e contenitori, comunque io ne ho presi vari, super giù erano sulle 6-8 euro, i coperchi 2 euro, alcuni 1 euro, insomma dipende. Adesso vi faccio vedere. Ok, allora questi sono quelli che ho acquistato, sono uno piccolino, questo che è il più grande e poi altri due più piccolini, ecco, così riuscite a vedere la grandezza in maniera migliore. Allora, questo è più grande, dovrebbe essere 65 litri, questo qui 45 litri, quello se non sbaglio 15 litri, non mi ricordo bene, vabbè, questo è come quello che sarebbe 45 litri. Vi mando un abbraccio, un grosso bacio, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!